Ve la ricordate, no? Questo angolo della mia camera. C'è ancora il quadro di Babe. Ovviamente non ve lo sarete mai scordati perché a me è passato un anno. Però questa qui sarà probabilmente l'ultima volta che su YouTube vedrete questo angolo di cameretta. Ed è proprio in questo angolo dove tutto incominciò per quanto riguarda il canale YouTube. E dove tutto cominciò anche per quanto riguarda Instagram, perché... Nel senso, io facevo le foto esattamente qua, perché c'era la luce che entrava in casa dalla mansarda, e facevo tutte le mie foto qua, le sneakers, i primi post di Instagram, quelli che andavano super virali, su Ibis, che facevo tutte le sneakers a incastro per chi mi segue da tanto tempo. Cazzo, non pensavo di emozionarmi, però fa effetto. Sapevo che questo video sarebbe arrivato, prima o poi sarebbe arrivato, ma è pazzesco, perché appunto io da questa cameretta qui, da questo specchio dove appendevo tutte le cose... Mettevo i vestiti, le scarpe, le scatole, facevo i miei post Instagram per cercare di andare virale su Instagram, per farmi cercare di notare su Ibis, dai Snobiti, che c'erano i vari repost per farti conoscere un po' nell'ambiente. È tutto iniziato in questo angolo. Chiameretta lì, appunto, come dicevo, facevo le foto e le scarpe. Adesso è un po' tutto incasinato, ci sono già le cose di mia sorella che sta già prendendo il posto. Perché giustamente si espande, giusto così? Cioè, l'obiettivo del video non era fare il video di nuovo in questo angolo, ma emozioni su emozioni mi hanno fatto un po' parlare, mi hanno fatto un po' andare a ruota libera, che penso sia anche il bello della diretta, perché io non mi preparo i video YouTube, non mi scrivo nulla. Accendo la telecamera e in modo molto naturale, come sono io stesso, senza recitare una parte, vi parlo da persona a persona. Tutto iniziò da questo piccolo angolo per poi arrivare a questo, ovvero la mia nuova home. Andiamo a casa, perché ho detto home in inglese? Perché cazzo? Io so che voi starete pensando, ah, finalmente l'house tour ci fa vedere la casa, invece no, perché sono un bastardo. E qui vi mostro semplicemente una piccola parte, perché la casa non è pronta, e quindi ve la voglio far vedere quando sarà totalmente finita. Ci sono ancora tantissime cose da cambiare, ho fatto, diciamo, una buona parte, perché una gran parte sarebbe una cagata, quindi ora parlerò un po'. In realtà in questa casa ci sono dentro già da circa un mesetto, circa, però nel senso, le prime volte che ci sono entrato ero praticamente io, il nulla e un materasso solo per dormirci, farci la doccia. Poi nel mentre ho iniziato a comprare determinate cose, insomma. Nell'house tour vi farò vedere tutto meglio, ma volevo parlare un po' della casa. Questa casa non è stata affittata, ma è stata comprata. Era una mia grande decisione, perché è stato l'acquisto più grosso di tutta la mia vita. Avevo, diciamo, delle esigenze molto grandi. È una casa molto grande, perché avevo bisogno di spazio, perché altrimenti sarebbe stato una cosa da punta a capo. Tanti vestiti, tante scarpe, cioè, e non volevo ridurmi in centro a Milano in un piccolo appartamento di 50 metri quadri, 40 metri quadri, che pagavo l'ira di Dio, per ritrovarmi poi da punta a capo, insomma, quindi la stessa cosa. E quindi avevo bisogno di aria. Infatti un mio requisito super importante per quando appunto cercavo casa era la luce. Cioè io accendo la luce solo dalle 9 in poi, 9 e mezza in poi, e ci metto giusto due candele, giusto molto molto poca luce. E di giorno è così, ed è super illuminato, una cosa super importante secondo me per la casa, ma anche per me, cioè nel senso, svegliarsi, vedere una casa così luminosa, bianca, piante, cosa tutta perfettamente in ordine, dici, ah, che bello, non so, poi io sono così. Che poi comunque è stato anche un processo strano, cioè nel senso, arrivare a comprare un qualcosa del genere con le tue forze, da quando sei partito da quella cameretta che vi ho mostrato, io comunque non realizzo ancora, perché sta cadendo tutto così di fretta, perché alla fine il 2020 è dietro, cioè nel senso, il 2020 me lo ricordo come se fosse ieri, perché tutto, diciamo, la mia salita un po' più ampia, perché comunque quando sono stato su Instagram, comunque tutto quello che riguarda influencer marketing, per come appunto molti di voi mi avranno conosciuto, quindi solo su Instagram, cioè nel senso era così, cioè non ho mai avuto degli spicchi, e dal 2020 in poi con la creazione di 545 e tutto, che diciamo ho iniziato a salire un po' di più, è successo così tutto di fretta che non mi sono neanche reso conto, cioè nel senso anch'io quando comunque sono entrato in questa casa era una sensazione strana, perché tutto accadeva così di fretta. E spesso sono lì che dico, ma non mi sto godendo il momento, perché sto già pensando alla cosa dopo. Cioè comunque anche quando sono entrato in casa non avevo la testa per dire, ok, ora come l'arredo. Cioè ho dovuto, diciamo, non so neanche come dire. Fa strano dire, cazzo, questa è casa mia. Cioè l'ho presa con le mie forze. Fa strano, ed è bello, perché è molto bello. E la cosa appunto che mi dà più forza poi nel continuare, cioè il fatto che questa casa l'ho presa comunque grazie alle persone che mi stanno guardando. Cioè lo dico veramente in modo molto sincero. Ma cioè questa
questo che ho, questa casa, la mia macchina, i miei vestiti, le mie scarpe, cioè tutto è dovuto grazie a chi sta guardando questo video. Io non voglio passare come la persona che ha preso una nuova macchina, una nuova casa, robe così, semplicemente voglio portare la mia esperienza di vita di un semplice ragazzo di una famiglia semplicissima, non sono nato pieno di soldi o altro. Tutto quello che ho l'ho ottenuto grazie al duro lavoro, alla costanza. Quando i miei amici uscivano il pomeriggio, io stavo nella mia cameretta in quell'angolo che avete visto a fare le foto alle scarpe, ai vestiti, prendendomi per un coglione, ma ha portato sui risultati e quindi ne sono super contento di aver creduto in quella cosa lì tot anni fa, perché ho iniziato su Instagram a postare foto nel 2015-2016 e non mi sarei mai aspettato che una cosa del genere creasse tutto questo che mi sta attorno, il mio ecosistema lo chiamo io, no? Lavorare con i miei amici, con la mia famiglia, stare a stretto contatto con i miei genitori, anche grazie anche al mio lavoro, perché comunque mi posso gestire il mio tempo come voglio. Cioè, molte volte, come può essere anche questo video YouTube, parlare a una camera, come può essere parlare a uno specchio, mi può essere anche utile per rendermi conto di dove sono arrivato finora, no? E quindi è super bello e anche super terapeutico da un certo punto di vista. È per questo che non ho mai voluto fermarmi nel fare YouTube, l'ho sempre voluto portare avanti in modo meno costante, per come avete visto, ma semplicemente volevo buttare fuori i contenuti quando mi sentivo veramente di buttarli fuori. E penso sia una cosa super importante non sentirsi obbligati e oppressi da un qualcosa. Motivo per cui appunto ho rallentato anche YouTube. E niente, quindi perdonatemi magari se questo qui sarà un video un po' un bel pippone, ma ci tenevo a far vedere già qualche angolo di casa, quelli diciamo un po' più pronti. Ci tenevo a principalmente ringraziare, cioè nel senso non era un video show off di faccio vedere la casa, poi arriverà perché so che comunque quei contenuti piacciono, vi faccio vedere tutta la casa nel minimo dettaglio, arriverà quel contenuto quando sarà pronta, ma era un video ringraziamento. È un video che sto facendo in questo lasso temporaneo dove abbiamo appena finito New Understandings, ovvero la prima collezione, il mio primo grosso enorme progetto per 545, perché è stato un enorme investimento, cioè nel senso programmare 8 drop e non più uno di volta in volta, cioè passare da 1 a 8 è tanto a livello anche di investimento, proprio soldi, cioè nel senso io non ho un investitore esterno che mi para il culo se dovessi fallire un drop o l'altro, cioè è stata una enorme scommessa, quindi un altro obiettivo raggiunto che comunque, ripeto, mi devo fermare e parlarne con qualcuno a uno specchio per rendermene conto. Per adesso poi iniziare i drop estivi che... cioè non faccio questa faccia perché sono io, perché comunque è la roba che faccio io, ma wow, cioè i drop estivi di quest'estate, wow, cioè dico solo questo, sono troppo felice e gasato di iniziare questi drop estivi, perché anche tutto quello che si creerà attorno, andiamo in viaggio tutti insieme per realizzare i vari contenuti in un posto che non so se voglio dirvi già adesso, ma magari l'avrete già visto su Instagram se questo video sarà uscito dopo, eccetera. E niente, quindi sono super contento di come sia andato il progetto New Understandings. Adesso ci saranno appunto i 3 drop estivi per poi riniziare con la nuova collezione da settembre, perché non faccio la collezione estiva, perché secondo me 3 drop sono troppo pochi per realizzare una collezione, comunque sarebbero troppo ristretti, troppa roba. La mia decisione è stata questa, ovvero collezione, drop estivi a parte e poi di nuovo collezione da settembre in poi. Poi, sempre legandomi al discorso di passare dall'un drop agli 8 drop, è un processo evolutivo. Come posso dire, come nella vita non si può guardare l'obiettivo finale partendo da zero. Non so se riesco a spiegarmi. Una roba che spesso mi chiedono come ho iniziato, come ho fatto ad arrivare dove sono ora, è perché io mi sento di dire che ho fatto un passo alla volta. Cioè, la cosa più sbagliata di tutte è dire io voglio arrivare lì, non vedendo che per arrivare lì ci sono 1000 passi, 100 passi, 10.000 passi, 100.000 passi. Devi fare un passo alla volta per poi arrivare a quell'obiettivo finale. E credetemi, non è semplice, ci vuole perseveranza e tutte quelle cazzo di robe che, nel senso, vi dico sempre, o comunque in generale ci vuole impegno. Cioè, per arrivare a prendere una casa del genere, ripeto, è dal 2015 che batto il martello su Instagram ogni giorno, cioè nel senso ogni giorno dal 2015 foto, video, contenuti, foto, video. Oggi siamo nel 2023, sono 8 anni di non stop a fare, creare roba, e non è che sono nella villa al mare a Malibu da 150 milioni, cioè nel senso ci vuole tempo. Quindi anche al ragazzo che magari vede questo video e dice cazzo, guarda Luca che già a 24 anni, 25 anni si è preso la casa, una bella vita, la macchina, sì, però nel senso guardate il dietro, io quello che vi faccio vedere è
Cerco sempre di farvi trasparire comunque anche il dietro le quinte per quello che posso e riesco. Cioè, non è oro tutto ciò che luccica. Cioè, dietro tutto questo ci sono ansie, pianti, ripensamenti, scoraggiamenti, giornate no, giornate di down, giornate di up, casino. Cioè, nel senso, per arrivare ai vostri obiettivi ci vogliono i coglioni. Nel senso, a parte gli scherzi, non vorrei far... Cioè, volevo far trasparire questo video come... Nel senso, voglio incitare i ragazzi come me. Non partire dal nulla, perché partire dal nulla, dire partire dalla strada, sembra veramente troppo. Cioè, non sono partito dalla strada, no. Non è che ero nella merda, però sono partito dalla mia normale situazione familiare italiana, nella media. Cioè, nel senso, mai avuto... non mi sto a dilungare. Comunque, per farvi capire che, nel senso, molto spesso le persone mi chiedono con quanto sei partito con 545. Il mio primo investimento di 545 è stato di 2.200 euro, una roba simile, per la produzione dei miei primi cappellini e delle mie prime magliette. Da lì poi sono arrivato a fare una collezione nel 2023. Nel senso, ci vogliono step. Quindi spero, ragazzi, di non avervi fatto un pippone troppo enorme. Vi volevo parlare appunto del fatto che YouTube, comunque, quando saranno indoor i video, comunque fatti in casa, saranno in questa casa, che è la mia nuova casetta, o appunto in ufficio, in studio, come appunto ne sono già usciti. Grazie, cioè, nel senso, quello che vi posso dire veramente grazie, perché comunque io sono qui a fare questo video a voi, grazie a voi. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo YouTube. Non scordate di seguirmi su Instagram e TikTok, perché se volete spoiler della casa, io li posto molto più frequentemente rispetto a YouTube, quindi che siano stories, aesthetic, come ho messo il tavolo, come ho messo il divano nuovo, la sedia nuova. Comunque arriverà un house tour, arriverà un closet tour nuovo appena mi monteranno la cabina armadio. Collezioni di sneakers aggiornata, perché veramente non pensavo di averne così tante. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Devo smetterla di parlare. Sante.